Benvenuti all'ottava puntata di Mani è Fuori, la trasmissione di TV7 Trivialenta interamente dedicata al volley. Vedete, questa sera c'è due balletti perché abbiamo uno studio veramente esaurito in ogni ordine di posto. Perché il primo applauso, anzi il secondo, della serata va al Alba Sant'Angelo che stasera è venuto a trovarci. Ciao ragazzi e benvenuti, sono tantissimi e quindi abbiamo. Preso anche due posti alla mia destra e alla mia sinistra. Vado subito a presentare invece i protagonisti, gli altri protagonisti di questa puntata. e Inizio con un giocatore che in questi giorni ha fatto due giorni di stage con la Nazionale, con Mauro Berrutto, il palleggiatore della Tonazzo Padova. Matteo Pedron, ciao Matteo, applauso anche ciao, per Massimo. te. Ciao grazie a tutti. Assieme a lui ho messo insieme la diagonale, un palleggiatore, ci vuole un opposto, l'opposto della Tonazzo Padova. Federico Moretti, ciao Federico. Applausi parleremo di Pallavolo Padova di giocatori perché è un agente sportivo detto anche procuratore ma lui gli piace più farsi chiamare agente ma parleremo anche di beach volley perché ci, probabilmente ci racconterà una bella novità per la provincia di Padova Max Tomalino ciao Max grazie a arrivato e con lui invece condividiamo sempre le, le gioie e i, i dolori delle domeniche pallavolistiche bianconere, nere l'amico del mattino di Padova, Diego Ziglio. Ciao Diego. Buonasera Massimo. Buonasera e a te. poi, come tradizione, come sempre accade, abbiamo il piacere di ospitare uno dei soci della Pallavolo Padova, quindi questa grande famiglia che tiene in piedi questa società, questa sera abbiamo il piacere di avere Moreno Benetazzo. Ciao Moreno, benvenuto buonasera, buonasera. anche buonasera. a te. Andiamo come sempre con ordine e iniziamo a vedere i risultati dell'ultimo turno del campionato di A1 per poi commentarli insieme. Prego la grafica. Eccoli che arrivano, successo esterno di Trento per 3-0 a Castellano, Modena che batte il Cuneo in maniera abbastanza clamorosa per 3-0, Piacenza che vince con Perugia 3-1. Verona che perde in casa dopo essere stato in vantaggio 2 a 0 con Macerata al quinto set Latina batte vivo 3 a 0 San Giustino che batte ancora Ravenna per 3 a 0 per questa classifica che andiamo subito a vedere eccola che arriva Macerata 21 Trento a 20 perché ha vinto ieri sera il recupero quindi è con Modena quindi ha una sola lunghezza da Macerata Latina e Piacenza a 16 Cuneo a 15 Vivo a 14 Perugia a 10 Modena a 9 San Giustino e Verona a 8 Castellana Grotta a 4 chiude la classifica Ravenna a 3 punti questo è il quadro completo Max io ti faccio intervenire subito perché mi piace parlare un po' di Ravenna perché hanno speso tantissimi soldi per il cambiare di a 1 credo abbastanza hanno speso abbastanza per fare una squadra hanno cambiato un allenatore sono ultimi in classifica com'è sta storia ci vedono a Ravenna oppure eh, oh, Sì, ci vedono anche a Ravenna ecco sì. bene allora eh. <ride> eh, beh che Come mai? Dove, dove, dove hanno sbagliato? Tu che dove hanno sbagliato Dai, le stagioni. Insomma, a parte che questa stagione deve ancora finire quindi certo, tutto, tutto da vedere. Certo, la partita anche di sabato, che non so se abbiamo, che abbiamo visto in Rai, non è che la Vena abbia fatto un figurone al cospetto di un'altra squadra. Che comunque in no, a uno deve lottare. No, non si può neanche dire lottare per salvarsi, avrebbe dovuto lottare per salvarsi nel caso, se ci fossero in cui state ci le fossero retrocessioni. Poi sono partiti con l'handicap infortunio eh. al loro principale giocatore americano. Quindi, la stagione sfortunata. L'allenatore l'ha cambiato, adesso è il tempo anche per il nuovo allenatore di lavorare e vedere se riesce a dare una svolta. Ascolta, ah, invece, nella, fa ne nella fascia alta ancora un discorso a due, credo, anche quest'anno, Trento macerata, no? Anche Beh, se Macerata sì. un po' di magagna le ha avute a livello fisico. Sì. <ride> le ha. C'è sempre Cuneo, e poi secondo me sì, il discorso è limitato a queste, queste tre realtà qua. Trento sono impressionanti, vengono da un numero di vittorie spropositato. L'ho appena visti, ti dicevo, giocare in Polonia contro la prima del campionato polacco, che aveva qualche infortunio, anche loro erano, non erano proprio al 100%, e non c'erano tutti, però hanno vinto con una grandissima autorità. Sono, veramente quando decidono di giocare non ce n'è. Ascolta, Macerata ha fatto bene a prendere Coy, che però è uno straniero, Ora era meglio se andava a rompere le scatole a qualche italiano? Macerata ha rotto le scatole a qualche italiano, eh, tra cui anche De Marchi, eh, eh, per quello come, che mi chiedevo. Esatto, come, come saprai, o Maruotti, Però non c'è stato modo di arrivarci, quindi hanno bisogno per integrare l'organico. All'inizio anno avevano solo bande, però per quello che è successo a Savani e Covar, ovviamente devono andare sul mercato e piuttosto vanno a prendere uno straniero di valore come, come coi. Quanto può essere penalizzata alla lunga una squadra come Macerata da questi infortuni? Secondo me abbastanza, abbastanza, soprattutto perché poi quando ritorneranno, più Savani che Covar, penso, cioè ritornerà prima Savani, vengono comunque da un periodo lungo di stop, quindi ritrovare poi gli automatismi non è, non non è, è, non è non facile. È ok, abbiamo parlato quindi velocemente di A1, 2, 2 pillole come sempre, invece andiamo a vedere cosa è successo nell'ultimo turno del campionato di A2. Prego, la grafica. Questi risultati. Sora che batte Loreto 3 a 1 a Potenza Picena. Tonazzo che perde 3 a 2. Monza perde in casa 3 a 2 con Reggio Emilia. Corigliano batte Molfetta 3 a 1. Città di Castello sempre più padrona del campionato. Vince 3 a 0. Lo scontro al vertice con Ortona. Successo esterno anche di Matera in casa di Brolo. Era ferma a Tripalda. Andiamo subito a vedere anche la classifica dopo l'ultimo turno del campionato di A2. Eccola qui. Città di Castello sempre più al primo posto. Ricordo che Città di Castello ha già scontato tra virgolette il turno di riposo, quindi direi molto bene 23 punti ha perso un solo punto fino a questo momento, Ortona a 20, Atripalda a tripalda 19, Molfetta e Sora a 15, Monza e Padova, Altonazzo Padova a 14, Reggio Emilia e Corigliano a 10, Matera a 7, Potenza Picena a 6, Brolo 5, Loreto chiude la classifica a 4. Punti parto largo Federico, parto largo, dai, parto largo, eh, che effetto fa ti, eh, che effetto ti fa vedere Loreto, tua squadra ex squadra all'ultimo posto? Sicuramente mi, mi dispiace vederli così, così male, li ho anche sentiti e sono stati sfortunati con una serie lunghissima di, di infortuni. Che è un organico che non è, non è male sulla carta, ma appunto le vicissitudini nell'infermeria li, li hanno portati a vincere una sola partita in, in nove gare, no, otto gare, perché un hanno riposato. Quindi mi dispiace, però più che l'oreto penso a Padova. Eh, anche, anche Potenza Picenna aveva vinto una sola partita fino a questo momento e invece è arrivata la seconda vittoria sì, con Monza. noi Ha eh, giocato sicuramente una, una buona gara, loro hanno giocato sempre buone gare anche nelle altre partite, lo stesso con Monza, ha perso ma ha dato il filo a Torcere anche a Monza, è una squadra che fa appunto del, delle partite in casa l'unica strada per poter portare punti per, per la salvezza e noi abbiamo anche del demerito perché sicuramente loro ci hanno messo di tutto ma noi allora, fare vantaggio, avevamo vantaggio 2-1 a 1, sicuramente il quarto 7 lì abbiamo preso un break come è solito da noi e quel break ci ha fatto... Cosa penalizzato. capita in certi momenti? Perché adesso dobbiamo, cioè all'inizio ci vuole tempo, poi nessuno vi chiede la luna, credo che insomma, certo. nessuno vi ha chiesto che di vincere il campionato per cui si no. può anche discutere tranquillamente però questi, questi e alti e bassi sono, sono, sono paurosi abbiamo degli alti e bassi all'interno della stessa gara nel senso che appunto Potenza Ficena il primo set abbiamo giocato benissimo il secondo l'abbiamo perso giocando non, non male hanno giocato bene anche loro, il terzo abbiamo vinto il quarto stavamo, siamo partiti tra zero per noi quindi eravamo in gara poi da un momento ci hanno fatto un break di 6 a 0 se non sbaglio e lì dopo fate un fatica po'... quando, quando l'inerzia cambia fate fatica a sì dopo lì il quarto set appunto è andato via e poi il quinto punto a punto poi in sprint finale loro non sembrava vero loro di poter vincere contro di noi quindi ci hanno creduto e Moreno anche ehm. cosa dite voi soci di questi allora no abbiamo detto cioè, tantissime volte una squadra che non è stata allestita per vincere il campionato lo sappiamo però nemmeno insomma per per perdere già 5 partite su 9, Diego, sbaglio? Mi sembra proprio 5 su 9, sì, è un, un po' troppe, no? Per diciamo una. che alla domenica eh, non sappiamo mai cosa ci aspetta, nel senso che... Eh, <ride> sono sorprendenti. Sono sorprendenti, ecco. Diciamo che forse come dicevi tu prima, eh, sono, questo è un pensiero magari mio, ma anche forse qualche altro socio, sono degli ottimi atleti, forse manca in questo momento la continuità nei risultati. Probabilmente se questa continuità dovesse arrivare... Con il buon Schiavone, eh, diciamo che andiamo a sistemarci in classifica dove magari all'inizio del campionato si poteva immaginare, cioè non per vincerlo, ma per avere quel. Quindi tu dici che ci vuole anche l'allenatore che ci metta qualcosa di più? No, no, io non sono dentro lo spogliatoio, per cui mi fido di Schiavone per il suo passato, no? visto certo. che è un allenatore che, che sa lavorare con i giovani. Abbiamo una squadra abbastanza giovane, per cui spero e mi auguro che la continuità arrivi insomma. Quindi Perdiamo, magari con una delle ultime, magari vinciamo con squadre più. Domenica c'è Sora. Cominciamo. Poi parleremo della perdita con Sora, però che era una squadra attrezzata. È tuttora attrezzata per vincere il campionato. È partita un po' anche lei. Però. azzoppata nel vero senso della parola. Però come nel calcio, anche nel pallavolo mai parlare di porta male. Certo. certo Quindi speriamo bene, però insomma, guai a pensare che domenica. Aspettiamo domenica, insomma. partita. Diego, però noi cominciamo a mettere come sempre un po' il coltello nella piaga perché non può essere, Moretti non ci può dire tanto, il però a me per, forza per, forza forza per, forza per forza tu cominci, poi Max Tomalino che non vuole parlare della pallavolo Padova, ma lo faremo parlare della pallavolo pada. Lo sceglieremo <ride> con la forza, e, da, da, da che parte cominciamo? Perché, no, allora si era detto l'ultima partita, finalmente Salgado ha attaccato 9 palloni su 10 mm. in 3 set, numeri che cominciano, no? Quindi vuol dire che sì. è venuto qua da noi la settimana scorsa, ci ha detto sì, finalmente combattere la fiducia di qua e di là, avevo già <coughs> vissuto questi momenti ma adesso ne veniamo fuori. Si fa giocare a Potenza Piccena, in 5-7, Salgado attacca 8 palloni. 8 e allora... palloni e 9 volpato. E 9 volpato, esatto. Mm, e quindi... Francamente sì, pensavo che dalla gara di domenica potesse finalmente arrivare la seconda vittoria consecutiva, cosa che non è ancora mai accaduta esatto, in questo torneo. Bravo. Anche perché sulla carta, con tutto il rispetto per Potenza Piccena, insomma, credo che lato nazzo abbia sicuramente qualcosa di più. Purtroppo da un punto di vista tecnico, a leggere le statistiche perlomeno i difetti si ritrovano, nel senso che ci sono appunto, come sottolineavi, il, il, il poco impiego di centrali. E vabbè, si dice che le partite si vincono in banda e non al centro, però dipende anche come è costruita la squadra, credo, è una squadra che ha salgato centrale, credo debba utilizzarlo per forza di più di quanto non è stato utilizzato finora. Poi per utilizzare i centrali bisogna ricevere bene e anche lì ci sono difficoltà che si ritrovano dall'inizio della stagione. Col povero, detto tra virgolette, con tutto l'affetto del mondo per costretto a coprire metri e metri di campo, perché Russo e Vedovoto hanno qualche difficoltà in questo fondamentale. Gli avversari mi pare anche di capire dalle. Proprio, appunto, non cercano un... balaso No, cercano Infatti, appunto Questo è questo abbastanza, abbastanza significativo, significativo no? sì, sì. Bene appunto per balaso Nel senso certo. che un 17enne che si trovi appunto A giocare a questi livelli E con spalle larghe sufficienti insomma, per la categoria Poteva essere sicuramente un rischio Avere un giovane così come Libero Però il problema rimane appunto le difficoltà in ricezione sì, Ormai durano dall'inizio della stagione si sapeva che per le caratteristiche tecniche Delle due bande e ci sarebbe stato un qualche un problema? problema il sospetto a volte che siano però quasi un doppione uno dell'altro, in un certo senso, per cui uh, sì, questi limiti siano una conseguenza no. di questo. Max, ehm, Potenza e Piccena ha fatto, hanno guardato le statistiche, che poi la, la, il bello del pallavolo è una volta che ti, ti aiutano molto a capire le partite e Muzio e Mercorio, che non sono uh, Kazischi e Guantoregna, ma con tutto il bene, magari sono tuoi giocatori? Mm, Mercorio lo è stato. Lo, lo, è, è, lo è stato, lo è sempre andavo a scivolare su qualche buccia di banana, però vuol dire due, due ottimi giocatori per la 2. L'hanno dimostrato, hanno attaccato 90 palloni su 124. Allora la domanda è: per tornare al discorso che diceva giustamente Diego, è vero che i centrali a volte no, magari in A2 dico, diciamo, possono essere un po' più marginali, però forse anche è anche vero che per fare una squadra di A2 eh, di, di, di un certo tipo. Ti bastano, cioè ti, bastano ti, ti, ti possono servire anche solo due giocatori di questo livello qui, perché questi che attaccano 90 palloni su 124, una cosa straordinaria. Tra l'altro, con percentuali poi alla fine del 60%, quasi. Ma, diciamo... cioè, si costruiscono così le squadre da due? Questa è la domanda. Ma non lo so, va Io do dei consigli, poi non sono io che le costruisco. In ogni caso, Porto Potenza Picena è ultima in classifica, quart'ultima, quindi, evidentemente, puntare solo su due giocatori di categoria come possono essere Mercorio e Muzio, non credo che porti poi a, ad arrivare nelle prime, nei primi posti della classifica, sono abbastanza d'accordo con quello che ha detto Diego, nel senso che serve un equilibrio di squadra per puntare, per puntare alto, un equilibrio che forse Paolo Padova non ha ancora trovato per i motivi che secondo me giustamente ha detto Diego. Il, sulla, sulla posizione di Balasso io vedrei il bicchiere mezzo pieno, in questo caso certo. quando un ragazzino di 17 anni arriva in Serie A e non gli battono sopra, Vuol dire che Bene. ha dimostrato nelle prime partite di tenere, perché sicuramente le prime partite è stato bersagliato. Abbiamo parlato di giovani, ma ce n'è uno che l'abbiamo qui. Tra l'altro, poi, poi ce lo racconti nella seconda parte, che abbiamo un po' più di tempo, la di cosa è successo in questi due giorni. Però domenica sei entrato anche tu. Gigi sì, sì. Ti, manda, ti, manda, ti manda in campo no? quando... <ride> appena vuoi, sì, 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 appena sì, purtroppo il brutto del secondo palleggiatore, un po' di tutti quelli che partono da, diciamo, dalla panchina che eh, non ti chiamano quando le cose vanno bene, eh? difficilmente sì. avanti di 5 punti cambiano il palleggiatore. Tu che impressione hai, Matteo, di questa squadra qua? Perché sì. c'ha questi clamorosi alti e bassi? È una spiegazione non te la so dare neanch'io perché se ci vieni a vedere durante la settimana, comunque ci allineiamo bene. Poi la, la domenica sembra quasi. Mm, ecco so, di qua. Che o abbiamo paura o comunque non riusciamo a esprimere il, il meglio di noi, diciamo. Eh, però comunque dov dovremmo riuscire prima o poi a trovarci anche noi nella nostra continuità. Gigi allora, eh, cosa no. vi dice? Mi toglie questa curiosità. Prima, dopo le partite, durante... durante do la... Dopo le partite non dice mai niente. Uh -huh. allora, al massimo ci parla la settimana, ci, dice, ci spiega un po' cosa è andato male, cosa è andato meglio, però... Dopo non parla mai, per, ha detto è proprio una caratteristica sua. Oh. È così, dici. Sì. È così. Federico, è com, più un problema di, 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 di testa, sembra quasi, no? che, 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 che tecnico, perché insomma, comunque, presi uno a uno è una squadra che comunque vuol dire, ha delle caratteristiche, ha delle esperienze. Giocatori come te, come Salgado, come Giordano Matera, la gente insomma. che. Che la 2 la, 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 la massica da anni, voglio dire. No? Sì, no, tutti i giocatori sì, a parte Balaso, sì. può essere Volpato che sono le prime, prime esperienze, però gli altri, anche tipo Vedobotto, che è un ragazzo, però già sì, questa terza stagione sì. alle spalle. Quindi, iniziava a essere diciamo, un giocatore di a due. Ti aspettavi questo inizio, ti aspettavi meglio? No. Ti aspettavi peggio? No? <ride> no, vabbè, Aspettavo sì. sicuramente, appunto, anche la mia scelta di. Giocare qui a Padova Quest'anno mi aspettavo di fare un campionato divertice, nel senso non perché a Loreto nelle ultime due stagioni o a Castelfilardo, o le altre mie stagioni a due non avessi un organico forte, perché prima a Loreto avevamo una bellissima squadra, poi una serie di vicende ci hanno portato lo stesso a fare un bel campionato. Però sicuramente avevamo un roster costituito per, per far bene, come diciate voi, non per vincere il campionato, oppure come, come a Sora, che è stata una squadra costruita allestita, hanno speso tantissimi soldi per. Vincere il campionato, noi per fare un buon campionato e purtroppo questi alti e Bassi, una partita vinta e una persa che stiamo alternando all'inizio dell'anno, non, non ci sta dando quello che ci aspettavamo. Max, manca tanto un terzo schiacciatore vero, non perché Gargella non lo sia, ma vuol dire che ha già fatto 11 anni in libero quindi in questa squadra? Ma, eh, credo che manchi più che altro. Uno schiacciatore con caratteristiche di ricezione che poi appunto abbia poi caratteristiche di attacco superiori a quelle di Garghella, cosa che inizialmente era un po' nella strategia anche della società a prendere, a giocarsi il ruolo dello straniero in, quel, in quella posizione lì, poi evidentemente sono cambiate le scelte e si è deciso di puntare sui due ragazzi italiani che comunque... Sono due ottimi giocatori, voglio ah, dire, assolutamente, non, assolutamente. È, beh, non sono due mi ricordo sempre a Città di Castello, quell'anno ha fatto il disastro. Quindi significa Moreno che probabilmente anche la società ha stretto un po' i cordoni della borsa, ha detto: no, questa è la squadra. Perché si parlava no, di questo ulteriore rinforzo, fino all'ultimo si era parlato, beh, forse tu qualche nome me lo dici, quello che era Ravenna Plesco. Mi ricordo, no? Sì, era uno, era uno di quelli. Era uno di quelli che poteva, cioè un giocatore non straordinario in attacco, però sicuramente, quindi probabilmente è, è cambiato qualcosa anche a livello, diciamo, di, di finanza. Io non sono nella stanza dei bottoni, cioè nel senso che non faccio parte... Però del... le cose le senti un po'? Sì, no, no, le sento, mi vengono riferite, diciamo che c'era un'idea eh, che poi non si è concretizzata, probabilmente perché c'è molta fiducia sia in Schiavon e soprattutto anche nei giovani che hai indicato prima, insomma, bella gente di, di, di speranze, insomma, interessanti, speriamo appunto che il periodo insomma, non felice sia già passato e che la continuità, come dicevo prima, possa arrivare, insomma, d'altronde... Vediamo che gli squadroni che hanno speso di fatto poi non hanno avuto la resa. Per ora, sì. Perché sono i playoff, sai. Eh... Eh, sì, sì, no, no. ma poi... È lungo il campionato, sì. però insomma... Città di Castello è costruita veramente bene, Max. Poi no, è, sì, rilacciandomi anche a quello che, che stava dicendo Benettazzo, cioè il discorso è anche che è una squadra che cambia tanto, deve avere il tempo per, per amalgamarsi. È una cosa che si dice sempre, ma è vero. Città di Castello, se noti, ha cambiato pochissimo. I primi anni ha fatto dei buoni campionati, poi piano piano si è avvicinata al vertice, adesso sta, facendo, sta quasi ammazzando il campionato. Sì, sì, sì. Poi dopo sì. quest'anno ha cambiato tantissimo, quindi anche sì. un po' di tempo. Sì, per... in effetti la, 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 il programma della società è proprio quello di dire okay, che iniziamo a mettere insieme uno scheletro di squadra quest'anno e poi l'anno prossimo tentiamo di fare questa... Vabbè, eh, vorremmo solo sorridere un po' più la domenica ma questo lo vedremo ci fermiamo qua e sorrideremo tra poco perché parleremo di tante altre cose dell'esperienza di Matteo Pedroni nazionale del beach volley di Max Tomalino e poi inizieremo a parlare con gli amici di Sant'Angelo tra poco e eccoci qua nella seconda parte di Mani è fuori Fuori onda, fuori onda, il eh, vicepresidente, nonché giocatore dell'alba, Andrea Casari dell'Alba Sant'Angelo Sant Alba, poi mi spiegherete come si dice, ma insomma, poi prima di parlare di voi mi dicevi una cosa curiosa: che tu con Balaso, cosa hai fatto? Eh, a Sant'Angelo c'è un campo da Bizolby, abbiamo organizzato un... un torneo fra amici. Eh, <ride> che ti incontro, questo, questo ragazzino, <ride> e, <ride> e il suo amico, che poi ho scoperto essere Fabio Balaso e e Matteo Casarini ci siamo divertiti a giocare. Abbiamo fatto un torneo. Ci abbiamo avuto il piacere di giocare contro. E viano... quindi... No, siamo riusciti a soffrendo e... da matti e... a batterli a batterli si sì. può arrivare a 10 no no a batterli no a batterli, ah, a batterli, a batterli. Eh, siamo dei ah, sì? vecchi, so rognosi, so, vecchi rognosi vecchi rognosi come suol dire ma avete raccontato che in questo campo ci sono delle sfide mitiche durante l'estate no? certo gente no, <ride> no lo, lo sfruttiamo i ragazzi lo sfruttano organizziamo tornei abbiamo un torneone che eh, occupa più di un mese cioè allora, interminabile ti, allora, ti do un consiglio coinvolgi anche Massimo Tomalino perché okay. adesso ci spiega qualcosa sul che Massimo Tomalino ex giocatore di A1, eh, procuratore, agente sportivo da qualche anno, adesso c'è qualche idea nuova, perché no, è, siccome ha molto tempo libero, adesso con i figli a casa e le cose, ha deciso di fare qualcos'altro, che idea ti è venuta? È un'idea per ora, no Max? Sì, è un'idea che però si sta concretizzando, Beh. è abbastanza avanzata come, come cosa, no, nasce dal fatto che comunque smettendo di giocare devi mantenerti in forma, Giusto? quindi no, mi hanno coinvolto degli amici molto appassionati di beach volley a giocare. Eh, giocando anche in inverno, perché in realtà d'estate è il periodo in cui ho meno tempo, dove devo fare le trattative, certo. lì sono murato in, in ufficio. In inverno c'era un campo a due carrare a Padova che faceva beach volley e beach tennis, che ha chiuso come conferma, eh, esatto. Ci andavi? Sì, sì, sì. ecco dopo fatto... che tornavo. Lasciami dopo il numero che ti. <ride> la, la nuova struttura che facciamo. Eh, <ride> ma già conosco, no, quindi abbiamo fatto un po' un'analisi, eh, diciamo, di, di mercato. Per usare termini. certo in Veneto non c'è un campo coperto con determinati crismi e abbiamo deciso, di, con altri tre amici appassionati, di, di costruirlo. E faremo una struttura con quattro campi, con sabbia del Nilo, tutte le caratteristiche, sabbia silice, insomma, io non sono il tecnico. Però, con delle standard qualitativi. La alti l'avete individuato o non ancora? L'abbiamo individuata, stiamo trattando con un centro sportivo. Mm. Magari la prossima volta, se mi inviti volentieri, certo. ti dico qual è. Stiamo ancora, non, non ti sbilancio ancora. No, non mi sbilancio ah. perché stiamo trattando faremo il riscaldamento della sabbia ci sono varie iniziative interessanti sì, Moreno Benetazzo che per ecco. professione fa il geometra ecco. mi no. ha fatto un, un segnale come dire in questi momenti non bisogna mai dire perché ci no, sarà no, eh, ci, eh, eh, si eh. svela il posto poi magari si pubblicizza magari si alza quindi sì, poi dai. Max per fare proprio una scuola insomma, di, di beach ci o sono, o tanti o pro... sono tanti progetti tanti scuola progetti. Che ci volley affittare i campi per, certo, per giocare ovviamente d'inverno perché la sabbia sarà riscaldata e che la rende non umida non impaccata la rende l'effetto estivo diciamo c'è diciamo. uno dei miei soci, Walter Daniele, l'ex fisioterapista sì. di Pallavolo Padova, che ha intenzione di fare un percorso riabilitativo anche sulla, ah, sulla sabbia, sabbia, una cosa sabbia, abbastanza ragazzi. innovativa. Vorremmo poi contattare le squadre per fare preparazione sulla sabbia e riabilitazione sulla sabbia. Il beach tennis, che è uno sport in grandissimo cioè, sviluppo. I Racchettoni così. Detto. Esatto, i racchettoni, dove però ci sono dei, dei malati. Sì, 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 come siamo sì, malati noi per i beach no, ovviamente, ha detto in senso buono. Per cui, insomma, questa è la nostra, la nostra eh, idea. idea. però. E tempi? Vediamo. Avete qualche. Cioè... tempi qui, ogni volta che ti dico la data. No, ok, non dirla allora. No, dai, i primi mesi dell'anno. Mm. Mm. Bene. Diego, dopo alla sera andiamo anche io e te. Facciamo una coppia. Dal e l'altra facciamo no, vische, no. Se... la champagnata. Vabbè, lo scopo poi è quello. La ah, ecco. eh, cioè Giustificarsi per poi poter bere la <ride> eh, champagnata. perne per due, eh. te dico, tu hai, hai mai giocato a Beach? Sì, tanto io poco. Sì, ho fatto, però sempre, perché io dall'estate studio ho gli esami, quindi non ho molto tempo a dedicare al, al beach. Ho fatto due anni il King Serie A, poi con Garghello un anno qui a Chioggia che l'ha vinto Garghi, poi dopo due anni l'ho fatto in Puglia, una bella esperienza, però appunto non, non ho mai avuto né le doti perché giocare a beach volley ad altri livelli non sono, non sono in grado né il tempo. Matteo tu? Sempre un attoriale, Un so, Sì, sì. A mestrino? No, no a Veggiano però. Come? A Veggiano. Sì, fanno tipo un torneo d'estate e qualche volta ci andavo. Mi invitava mio cugino, quindi eh. ci andavo. Bene, bene. Ascolta, raccontami un po' dai cosa è successo in questi due ultimi giorni perché Berrutto, che, 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 che ha chiamato te, anche Fabio Balaso, che ci ha raccontato l'emozione della convocazione. Invece a te volevo chiedere, intanto, cosa avete fatto in questi due giorni. Vogliamo ricordare questo, questo progetto che si chiama Verso Rio, non mi ricordo se dico, non è, Verso Rio 2016. E siete stati due giorni dove? Al centro dell'acqua Cettosa, al centro Coni, dove praticamente si riuniscono diciamo, tutte, tutte le nazionali, pallacanestro, rugby, hockey sul prato, nuoto, così. E ci siamo allenati questi due giorni in cui sicuramente è stata una bellissima esperienza perché alla fine stavano i migliori giovani di tutta Italia, gente che comunque milita in Serie A ormai da, da parecchi anni. Diciamo. Sicuramente poi essere allenati da Berrutto, è una bella esperienza. sicuramente Il personaggio è? È la prima volta che avevi a che fare con lui? O sì, sì, è no, la prima volta la prima. quella. Come è? Sì, sì. No, ho avuto una bella impressione di lui, molto motivato, diciamo anche ti motiva lui stesso, quindi bella allenazione. Ascolta chi c'era, dimmi qualche nome magari così del, del campionato, ti ricordi qualcuno che era con te, a parte Fabio? Chiaramente. Eh, vabbè, il campionato ho ritrovato alcuni anche vecchi compagni di nazionale, tipo Mazzone e Anzani, che sono i due centrali che troveremo domenica. Certo. Poi Sperandio, eh, Pinelli, un po', un po' tutti diciamo. E da media sui vent'anni? Sì, più o meno. Il più vecchio diciamo vecchio tra virgolette mm. è Saita che ne aveva 25. Yeah. Ah, Saita ancora, va bene. Ma giocatore Saita Max. Sei proprio giusto. Sei piaciuto anche a me sì. come... Ascolta, ne farete ancora come vi siete lasciati, come si dice in questi sì, casi? Sì, adesso dovrebbero restare altre due. Uno, eh, dividono praticamente nord e sud, faranno un nord a Milano, nell'altro centro, centro Coni, diciamo, e al sud devono ancora programmare dove. Hai fatto che partitelle, penso. allenamenti, come, cose normali? O cose, sì, cose sempre cose cose gioco, male? diciamo. Abbiamo fatto poca, poca tecnica e tanto gioco. Per, anche per conoscerci, diciamo, un, po un, un tour de force, il tuo, mi hanno detto, da Potenza Picena, domenica ah, sì, sera sì. o lunedì mattina, non ho Domi, ben capito. Eh, domenica sera con Fabio siamo fermati lì ad Ancona a dormire, poi siamo partiti la mattina. Molto presto, mi hanno detto, è sì. eh, stata un po' una, una tirata, però penso no, che si sì, sacrificio sì, che sì, cosa la pena, eh, assolutamente. Sì, sì. Diego, ci proiettiamo un po' su domenica prossima, perché arriva Sora. No, che no, non è la sorra Lella, io la parte scomoda non è eh, che ti invito qua per parlare eh. di, di cose semplici eh, questi allora, al di là allora. dell'infortunio a Patriarca, insomma sì. comunque una squadra, tuttora lui ha citato due nomi di, di centrali giovani sì. ma assolutamente di, di altissimo livello, la squadra Milucev è un opposto sì, che vuol dire potrebbe fare il titolare da uno, credo senza, senza grossi problemi quest'anno, no? credo anche a costi probabilmente da uno, sì, in questo sì, modo sì. Ma, eh, sicuramente Sora era la squadra che doveva ammazzare il campionato in termini sportivi, si è detto che chiaramente. Eh, non l'ha fatto perché fino alla settimana scorsa era addirittura dietro a Padova. E sicuramente i mezzi per risalire. La fortuna, credo. Sì, al fatto che al di là di Città di Castello, che sta dominando nettamente, che probabilmente ha anche i mezzi per andare fino in fondo, poi squadroni in grado di appunto, ammazzare il campionato non ce ne sono e la classifica è molto corta. Eh, per cui Padova stessa... Lasciamo ancora la classifica regia cortesemente. Per cui la tornata stessa, che adesso è settima o sesta a pari punti con Monza, comunque al quarto posto lì. Beh, abbiamo fatto un portata. conto domenica, ci siamo sentiti poi dopo la partita che effettivamente una vittoria lì avrebbe portato al quarto posto, no? eh, Anzi, che... 14, 17, tu eri al quarto posto, tra l'altro anche in piena corsa per la Coppa Italia. Sì, infatti adesso il prossimo traguardo, per quanto possa valere, comunque c'è sì, la semifinale una di Coppa Italia, certo. ci vanno le prime quattro, quindi arrivare a quarti sarebbe importante, sarebbe importante alla lunga arrivare a meno quinti, per poi per i play-off avere un ora dai più. quarti di finale. La squadra comunque può sicuramente arrivarci, e poi eh, giustamente poi, quando sei ai playoff, off giocartela perché si riparte da capo per quanto sia banale dirlo eh, no, domenica è sicuramente un bel test eh, però mi astengo da qualsiasi pronostico <ride> perché <ride> abbiamo la visto la che non vale, non vale la, di la pena questa. di farli e... Eh, Servirà a capire quanto vale realmente Padova, e quanto vale realmente Sora. Sì, bel, un, Credo un, che per bello. entrambe sia sì, un test. Bel eh, test, no, per, il, per tutti e due, eh, non mi sembra. Bene, Diego, Infatti un test per, per entrambe le squadre, perché appunto sia noi ancora più Sora c'erano cioè delle aspettative diverse, quindi. Domenica ci scontriamo. e. Diciamo che loro sicuramente hanno più pressioni, credo. No? Però. Io ho sentito anche i giocatori, conosco diversi e ovviamente loro già come hanno perso una o due partite, sai quando devi vincere, come era Castelna-Grotta l'anno scorso, certo. Beh, forse Castelna-Grotta era ancora più certo, <ride> sì, sì. ben attrezzata, però sono squadre che sulla carta devono vincere, non dico tutte le partite ma quasi, quindi quando iniziano a perdere, quindi anche all'interno della stessa gara, se noi dovessimo partire bene, quando li metti secondo me sotto pressione loro potrebbero darci qualcosa in più. Però, se ovviamente gli diamo lo spago, come si so vuol dire, dopo sono, sono Milosev, eh, Siltala, lo schiacciatore, sì, mi sì. hanno detto che è veramente bravo. Centrali Fortunato, Mazzone, Anzani. Sì, li, squadra, ce ne sono di, squadra, di sì. giocatori. che... raggiatore mi sfugge no? Paolucci, Paolucci. Paolucci, 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 Paolucci. Quindi, una squadra ben, ben attrezzata. Come ti sembra il campionato di quest'anno, Max, di A2, a livello tecnico? Sinceramente, non ho visto tantissime partite. Mm -hmm. Perché ho visto solo una partita di Brolo, la prima campionato, e la loro con la Tripalda. E, e non più, hai beccato una gran partita quella volta né quella di Brolo sicuramente <ride> è una delle peggiori partite <ride> che ho visto negli ultimi anni a Brolo a, a, Brolo, a, Brolo, a Brolo che sì. poi non giocano a Brolo ma a Patti ah, a Patti diciamo sì. esatto. che domenica non venga allora. <ride> no ma non, non, non porta venga. male ma questo maglio, no, no 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 non, non porta scherzando. male <ride> non porta male <ride> quella con la tripalda effettivamente c'è cioè, il sospetto che l'hai portata è, <ride> <ride> è stata veramente bruttina però quindi dici, hai visto poco? E la 1 invece con questo fatto delle non retrocessioni, cosa sta portando? Lì forse qualche, qualche indizio in più ce l'hai. Sì, secondo Meglio, me sulla peggio non è cambiato serveva. tantissimo alla fine il livello sulla 1, sì, è sceso, è sceso parecchio in termini di stranieri, che chiaramente sono andati dove il denaro chiamava. Cioè Polonia, Turchia, Russia, insomma, i paesi che sappiamo dove gira veramente ancora girano dei buoni ingaggi. I ragazzi qua, chi è che sa? Cioè voi seguite il campionato di... I due, i due miei balletti, facciamo... Diamo il microfono ai due balletti, due e due, due, perché sono qua, poracci i due balletti. Voi seguite il campionato di Serie A? Eh? Avete un giocatore che vi piace particolarmente? No. Nessuno? Della nazionale, chi vi piace? Savani. Savani, tu te invece? Non so. Non sai? Fanno servizio a campo a Padova. Fanno servizio a campo a Padova, dai, dai, il microfono. A... Ci sono alcuni ragazzi e ragazze che fanno servizio a campo a Padova. Per cui io, vabbè, allora, chi, è, chi è che vuole dirmi una, una, una nazionale che, che gli piace, la, 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 la nazionale così ideale sua? Una, una delle ragazze, dai, beh, voi, almeno per l'aspetto fisico, buttatevi su questa cosa. Facciamo, facciamo sta cosa, dai. palleggiatore chi è? Palleggiatore migliore chi è? Attenzione che il microfono continua a girare e arriva a Matteo Petron che gli facciamo parlare. Torna indietro. Tu non conosci nessun giocatore di A1? Ah sì, no, no, Travizza. Travizza va bene come palleggiatore eh va bene, ok. Vabbè, Poi vabbè, qualcun vabbè. altro per la nazionale da consigliare a Berruto che magari non ci sia adesso? No, <ride> Travista, va non. bene. Travista. no, non seguo più di, della 1 nazionale italiana. Arrivi, arrivi italiana, là. là. Arrivi là. Quindi. Allora tu invece mi hai detto che Savani... Perché ti piace Savani? Perché Mena? sì abbastanza. Scusa, tu fai l'under? Io faccio l'under 13. Eh, avete già lì un po' di ruoli oppure ancora, oppure, mh, giocate, insomma, ognuno schiaccia, eh, palleggia, oppure avete già i ruoli, l'alzatore, lo schiacciatore, come siete divisi? No, non abbiamo abbastanza ruoli, siamo... Siete abbastanza schiac... liberi ancora? Sì, abbastanza. Come va il campionato fino adesso? Abbastanza benino. Benino, abbastanza benino cosa significa? Da 5 al 6, no, no. abbastanza benino mi piace. Non saprei dire Quante ne avete vinte e quante perse? Più o meno. Non mi ricordo. Non ti ricordi? Allora, sentiamo un attimo. Dai, dai, dai. dai la, 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 con il tuo presidente, Luca Bolzonella. Sì. Allora, oh, parliamo di piccolini un attimo. Beh, del 13 hanno fatto tre partite. Una l'hanno vinta con 3-0 e due le hanno perse 2-1. Ecco. E non ti ricordi? Maceri? Sì. Allora. Non direi un termine, però. Non <ride> sì, stanno, sì sono, sono, sono sulla media e, e, e gli altri invece? Beh, gli altri campionati mi sembra stiano andando abbastanza bene e, Per esempio la, la, la prima divisione sta, si sta comportando bene, femminile Abbiamo anche qui la Katia che è in selezione ah. Quindi, Selezione? Ah, due, sì, due anni fa è stata in selezione in Selezione, sì Mentre quest'anno abbiamo un ragazzo di 15 anni che, sta, che è in selezione. Chi è che mi spiega questa anticipiamo un po' la, la scaletta, questa collaborazione Sant'Angelo-Alba, chi me la spiega? Presidente? Presidente. 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 Ma allora, Presidente. la collaborazione Alba Sant'Angelo è nata da, da due società um, un po' diverse: sì, un, po sì, un po' diverse, e, um, dove um, da una parte c'è l'Alba che um, è nata come un po' sociale, diciamo. E dall'altra parte il Sant'Angelo, cioè che era già inserito nella federazione. Dello, dello stesso paese, però. Dello stesso comune, due frazioni dello stesso comune. Sì, dello stesso sono comune. Due un paio d'anni fa ci siamo avvicinati e abbiamo deciso di collaborare, quindi di portare anche le, gli atleti del, dell'Alba a partecipare mm. ai, ai campionati della federazione. Quindi ci siamo un po' uniti, eh, abbiamo cominciato con una squadra di un 14 femminile ehm, dove l'anno dopo si sono qualificate anche per l'eccellenza. E andando avanti così ci siamo avvicinati sempre di più fino a, mh, a inserire altri ragazzi su altre categorie. Sì, siamo in 200, più di 250 sì, serati, sì, siamo... poi ah. c'è un altro centinaio di ragazzi che fanno dell'amatoriale, fanno ci sono altri dirigenti, il in... in... CSI... Ah, eh. Scusa, ma io non ho mai visto un vicepresidente che gioca, però. Eh. Tu sei... No, ce ne sono, sì, almeno... almeno al... Voi, a... A... Voi avete ai... un vicepresidente ai... che gioca? No. Il Gino Negro mm. potrebbe giocare? No, abbiamo fatto delle simulazioni l'anno scorso con Montagnani e... Per fortuna che eravamo in pochi con lezioni a computer. No, no, no. Fatto delle ci sono anche i video. E... Ci sono i video. E... Eh, le abbiamo fatto, sì, infatti, questi ho... non hanno ancora parlato. No, no, di no. Vieno vieno paura, hanno paura. Viene riproposta. Viene riproposta dopo la sfida. Ah, ah, vedi che ci dà una notizia. Volevo darlo un montaggio dopo aver con uh, i panettoni. È che loro sono i 60. E noi eravamo in tre e dovuto chiamare. Eh, Ma io mi ricordo che tu, Malino, lui collabora con delle riviste anche. Eh, lui ha fatto qualche articolo ogni tanto. Per qualche giornale di sì, sì, eh, no, esatto. no, potrebbe giocare con noi spesso. Sì, 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 cioè. È scritto: io non so sì. se vi conviene, però no, 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 beh, ci... <ride> credo proprio di sì. Era un veloce in qualche parte scritto. Se sì, sì, sì. sì. no, L'unico l'anno scorso che ci ha tenuto un po' in piedi è stato il mitico DJ Stefano Ferrari, sì. nonché speaker sì, del. scoperto. Abbiamo scoperto che è un passato da pallavolista noi alzavamo noi 100 palloni su 100. Allora, Luzio <ride> e Mercorio hanno fatto 90 su 124. Un anno, noi 100 bello. su 100 a Ferrari e abbiamo perso comunque, perché dall'altra parte loro avevano. Un, cioè facevano i cambi in continuazione. Santa soci. Quindi, 60, quindi, 60 soci cioè, avevano 10 ricambio, squadre praticamente. Per cui. Sulla, Ascolta, ehm, torniamo un po' a loro. Quindi, maschile e femminile, chiaramente più femmine, no? come sempre, come, come numeri. Ma allora, circa 150 ragazze eh, di tut tutte sì, le età e 100 Vabbè, ragazzi. C'è un buon, beh, un buon tutto rapporto. Insomma, non là, è male, ma, no, sì. è un po' diverso rispetto, diciamo, ai, ai numeri che siamo di solito abituati a, a sentire. Bene. Sì, eh, siamo. Eh, militiamo diciamo su ritornando al discorso che se ci sono eh, vicepresidenti sì, sì, o, sì. o presidenti addirittura al, al livello della media insomma, della nostra società cioè, mi pare ci sia anche il Villanova che ha il presidente che gioca sì, sì, bene, sì, vabbè, eh, fa parte del DNA immagino che è una struttura come cioè, cioè, Pallavolo so, Padova chiaro è, è un po' più complicata presidente, scusa ti apro questa parentesi abbiamo visto ieri il presidente della Pallavolo Padova grande Fabio Cremonese con una silhouette che Forma Diego, smagliante in forma smagliante si è messo in dieta certo che ha perso 13 kg se facciamo un po' di cavoli degli altri come si dice in questi casi si sta preparando per la partita si Sochi sta preparando per la partita Moreno sì. quello è il problema adesso ho capito ecco Vuoi entrare penso come giovane all'interno della squadra schiavo infatti <ride> infatti no volevo dire che anch'io sono di nativo di Sant'Angelo però ah. non sapevo di questa realtà quindi eh. sono molto contento che ci sia Sant'Angelo di Santa Maria di Sala Ah, Sant'Angelo non è di sale eh, infatti mi sembrava una realtà S <ride> così, che non conoscevi dove, dove sono vissuto fino a adesso infatti qualche volta succede che eh, quelli che devono venire a giocare a Sant'Angelo ogni tanto vanno a Piove di Sacco è eh, che è e non è, eh, non è, eh, non è no, carino. No. Vincete, vincete a tavolino non? sì sì è che siamo affiliati F mito. al comitato provinciale FIPA di Padova da vent'anni, anni eh, quindi insomma eh. Camporese vi ha portato dentro vi ha detto no beh ai tempi non c'era Camporese <ride> chiaramente però insomma Camporese si sì, è tenuto in considerazione ma insomma, vabbè, insomma, siamo, siamo coinvolti Insomma, noi. abbiamo una nostra allenatrice che eh, quest'anno è stata se, come si dice, selezionata per eh, fare il secondo, il secondo allenatore per la selezione di Padova del 14. Saluto, salutiamo tutti l'Elisa selezioni, eh. selezioni che sono in, in pieno in pieno svolgimento perché ogni domenica ci sono appunto, abbiamo avuto Fabio Nardo che è vicepresidente del comitato FIPA di Padova che è anche responsabile delle selezioni provinciali che ci ha raccontato proprio un paio di settimane fa come questa attività stia veramente fervendo molto, erano 250 ragazzi all'inizio, sono arrivati a 50, l'obiettivo è di chiudere intorno alle 25 per poi portare le solite 12, le solite le 12 che poi andranno a giocarsi il trofeo delle province Bene, ci fermiamo qua per la seconda parte nella terza parte ci proietteremo ancora verso la partita eh, di Sora e vedremo un po' quelli che sono i prossimi appuntamenti della Tonazzo Padova, tra poco Vi aspetto anch'io ogni giovedì sera alle 22.30 su TV7 Triveneta con Mani e Fuori Allora, il merito degli applausi di questa sera è di questo ragazzino che si chiama... Andiamo a lui, gli ho detto, tu devi partire con l'applauso e lui è partito ogni volta. Francesco. Francesco, giochi con l'Under? 13. Eh, anche tu? Sì. Quindi sei, siete della stessa... Sì, sì, serata. sì. Tu ti ricordi quante partite avete fatto fino adesso? Eh, sì, tre. E ne avete vinte? Eh, una e un'altra l'abbiamo persa e un'altra abbiamo perso 2-1. Oh, è preciso, eh. Forse perché ha sentito il presidente che l'ha detto, si è ricordato. ma... ma. Chi è che vuole parlare ancora? L'Under eh, eh, 18, l'Under 18, l'Under 18, l'Under 18. Attenzione, arriva, adesso c'è il solito giro. Dai, dai, fermate, fermate. Psst, nome, nome. No, eccola là, lei. Vai, Katia. L'Under 18, insomma, si comincia, si comincia a giocare, no? Sì, è una buona squadra. Quest'anno siamo un po', diciamo, riunite perché apparteniamo a due squadre diverse l'anno scorso. Ci stiamo un po' riunendo, ci stiamo trovando come gioco e speriamo una di... Due squadre l'anno scorso, come mai? Sì, no, l'anno scorso c'era una parte dell'Under 16 e una parte dell'Under 18, quest'anno è diventata un'unica squadra, perciò stiamo un po' collaborando per cercare di trovarci come metodo di gioco. Speriamo di riuscire a creare un buon gruppo per le prossime partite. Obiettivi? Alti, bassi, metà classifica? Come Obiettivi? Siamo partiti un po'... Maluccio, però puntiamo a migliorare, a arrivare a, buono, a un sì. buon risultato. È sì, un bello attonazzo. Partiti maluccio, ma eh. alla fine, no? <ride> <Abastanza ride> l'anno scorso tu ha fatto un bellissimo campionato di B1 sì. a Carpi, no? Tra l'altro, con tante vicissitudini, sei stato l'anno del terremoto. Sì, 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 esatto. Quest'anno, com'è lì la situazione? C'è ancora la squadra? Loro. Voi siete stati promossi si hanno... ma non si è iscritti al piano a due purtroppo sì, per perché hanno avuto conosco. problemi col palazzetto, però la, hanno, si sono riscritti in B1 e giocano a Correggio che ha 10 minuti. Così. Paese di Liga 2 Sì, esatto. E però comunque anche loro hanno fatto una bella squadra, oltretutto rispetto all'anno scorso hanno detto che il il, come livello campionato è salito parecchio. è, ah, sì, è sì. andata su. Eh. E però comunque anche, dovrebbero essere anche loro alta classifica, dovrebbero stare andando bene. Ascolta, la, la, la differenza, tu, tu hai fatto un anno da, da titolare, quindi hai tutte le partite, sì. eh, hai venti, vent anni vent anni. Qua, 20 anni, quest'anno giochi, giochi un po' meno, allora il livello di, di allenamento, cioè, me, meglio una B1 dove si gioca tanto o una 2 dove ci si allena magari a più alto livello ma si gioca un po' meno? Com'è la. Eh, bisognerebbe trovare una via di mezzo, diciamo, <ride> perché ma sicuramente... 3. Ah, no, sì, esatto, <ride> a 20 anni hai la necessità di giocare perché sei giovane però comunque anche fare un campionato di, di Serie A dove comunque un giocatore molto buono che è Matera davanti sicuramente rinforza quello che già sai diciamo. Federico, tu sei, adesso voglio chiederti qualcosa perché eh, allora, al di là della tua esultanza no, che ormai è diventata famosa al parasport, però tu sei uno di quelli che gioca e studia, sì. e studia anche molto, cioè, ce l'hai detto prima, ci vuoi dire un po' come... Cosa hai fatto fino adesso e quali sono i tuoi obiettivi? Molto. No, beh, i primi anni studiavo molto, nel senso che riuscivo a fare 7-8 esami all'anno, quindi mi sono laureato in corso, una laurea di triennale in scienze giuridiche economiche e manageriali. Poi dopo, dopo che mi sono laureato ho iniziato diciamo, a giocare titolare in A2, quindi sicuramente gli impegni erano maggiori, anche le pressioni così. Diciamo che studio d'estate, ho fatto tre anni di giurisprudenza, adesso sto facendo gli ultimi due di scienze politiche internazionali, mancano 7-8 esami, quindi... Spero entro un paio d'anni di finire e poi basta. Quindi ah, si può Max, Vai Diego. No, tra l'altro Federico una cosa che non si sa tanto, colleziona so e prime edizioni delle opere di D'Annunzio non so se, sì, se ti, ti conferma, che passione. è abbastanza particolare come cosa per un giocatore. Ah, molto particolare, sì. Sì, è una passione di Gabriele d'Annunzio, quindi la, 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 la come mani, da è molto eh, Ma quando ehm. dalle quinto superiore quando ho fatto diciamo la tesi, la tesina su, su di lui, ho iniziato conosciuto come personaggio, vabbè, poi dopo è Particolare, voglio dire, uno sì, sì. di più no, no, che no, può piacere io, così, no, di prima. Però Molto su di lui e ha iniziato a collezionare appunto le sue opere. Quindi Max si può studiare, te lo dico a te, <ride> che sei laureato, si, si può, può studiare. studiare. Si può studiare, è abbastanza pesante, però con sacrifici si può. Tu ti sei laureato che giocavi ancora? Sì, sono laureato in giurisprudenza vecchio, diciamo. Cioè, devo confessare che quando sono andato a scrivermi l'ultimo anno, eh, non c'era più la, la casella dove barrare l'anno fuoricor fuoricorso che ero, perché c'erano quattro anni, poi c'erano quattro fuoricorso. E io ero il quinto fuori corso come sono laureato quindi, quindi ho dovuto inventare ho dovuto scrivere una barretta che non c'era non era, fatto che ne era nel, for, nel formato però sì dai però ti è servito adesso o no? ma assolutamente, assolutamente. Sì, sì, sono contentissimo chiaramente sacrifici d'estate perché come Federico gli altri stanno al mare che giocano a beach purtroppo siamo dentro casa è così ascolta cosa deve fare un, uno, un giocatore se vuole diventare agente sportivo perché voi non avete solo pallavolisti con la vostra agenzia abbiamo anche pallavoliste sì, però sempre nel... solo, pallavolo. Sì, 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 solo pallavolo. cosa deve fare uno? Se uno volesse un giocatore, guarda, un direttore sportivo e... che dice vado a fare il procuratore o l'agente gente sportiva? Fondamentalmente nella pallavolo i requisiti sono pochi o quasi nulli se non appunto, passare l'esame. Presso la Lega Pallavolo maschile o femminile, ogni luglio c'è questo esame, però non è richiesto un titolo per presentarsi semplicemente se sei laureato hai determinate materie in meno mm -hmm. da portare e quindi poi l'interrogazione non verte su queste materie però per il resto è abbastanza aperto Sfortali. a tutti immagino che ci sono, ci sono sempre state ma in questo, modo, in questo momento ancora di più difficoltà per i tuoi assistiti o per le tue assistite nella eh, nel via stipendi, mensili, com'è la situazione in generale? adesso non voglio casi specifici ma la situazione secondo me era più pesante l'anno scorso quest'anno forse perché abbiamo lavorato bene, forse perché siamo stati più fortunati, ma secondo me in realtà perché si sono ridotti di molto gli ingaggi, c'è un po' più di attenzione alla sicurezza dei pagamenti più che al... anche da parte dei giocatori. Anche determinati giocatori che una volta avrebbero scelto i 20-30 mila euro in più non sicuri, adesso invece tendono a dire vabbè andiamo con la società che è più tranquilla. Quindi... È così Federico? Concordo pienamente. Pochi ma buoni, come si dice. Sì, nello sport purtroppo, ma non solo nella pallavolo, anche nel calcio. Conosco calciatori che giocano in C2, così sono molte società inadempienti per, per fortuna dire... noi giochiamo a una società di quelle solide che gioca tanti anni in Serie A e ha un nome una tradizione molto positiva da questo punto di vista. Che non molte società hanno questa. No, devo virtù. dire: per, per chiudere, che le regole anche che ha messo la Lega Pallavolo sono molto utili. cosa eh. ti volevo chiedere? Però. Poi vai in tribunale. Sappiamo tutti con le, le SRL, è sempre un problema poi ma le regole molto stringenti sul pagamento, al 70, adesso l'80% entro settembre, al 100% entro dicembre dell'anno precedente, quindi comunque con un certo lasso di, di tempo per le società per arrivare a saldare, però che ti garantisce poi di prendere tutto l'ingaggio eh, se le società non vogliono incorrere poi in penalizzazioni, aiuta molto. Eh, Ci sono anche queste fiduzioni no? che le società sì, devono... Sì. Beh, ma ad esempio con, con Isernia abbiamo escluso la fiduzione, Iserni ha smesso l'attività, abbiamo escluso la fedusione che era 100.000 euro perché per la 2 era 100.000 euro, il monte stipendi che mancava da pagare era più o meno 110, ah, però, quindi, quindi alla fine se, se... Sì, ovviamente in proporzione se... ognuno ha rinunciato a qualcosa chiaro, ma chiaro, chiaro, chiaro. Siamo, cioè, è stato un esempio pratico di come alla fine sì, le cose siano... anche adesso hanno le garanzie che, che chiede la Lega insomma, servono comunque in qualche modo. Sì, per esempio la fedusione che aveva prestato Roma era di 200.000 perché era una 1. Però lì il monte ingaggio era molto più alto e quindi è stata quasi una goccia nel, nel mare, però è già qualcosa, insomma. No, assolutamente, assolutamente. No, tu hai procuratore? Sì. Chi è? Beltrami, Luca. Beltrami. C è, c è un tuo concorrente? C'è tra nel procuratori? <ride> sì, c'è anche rispetto nei confronti di chi, di chi, certo, di chi, chi lavora. Corrente, di sì. Poi ognuno ha la sua idea su come lavora l'altro. Certo, certo, sì. Io ho le mie idee, su quelli che ritengo che lavorino bene, c'è anche collaborazione. A volte anche sull'estero c'è cioè collaborazione. Eh, infatti io ho, ho visto la tua lista di, di assistenti voi, voi avete parecchi giocatori. All'estero sì. Però eh. in Polonia mi dicevi la settimana scorsa. Sì, no? Sì, no. sì, noi lavoriamo molto anche con l'estero. Poi ci si scambia anche notizie, eccetera. Quelli che lavorano male, insomma... Beh, Peccato da, perché riuscite, insomma. Alla lunga comunque poi <ride> escono queste cose, no? Sì. Piano piano, piano piano. Dovrebbero piano. uscire un po' più velocemente, dice. secondo me sì, però Piano piano. Allora, siamo quasi in chiusura. Eh, le, le prossime eh, le appuntamenti, velocissimamente, Andrea, del, così, non di tutte le partite, immagino che tu non la sai in memoria, ma dimmi non so, le due prime divisioni dove giocano? La eh, assun... eh, prima divisione maschile, la visto, visto che ci gioco, giochiamo a Juvenilia, a di... Juvenilia. è un famosissimo paese della provincia di Padova. No, è a Padova ha <ride> intenso struttura. Erogazionisti. Squadra tosta. e Andremo là per strappare anche noi. <ride> qualche punto, prezioso. se qualcuno ti dice qualcosa, voi dite: voi state parlando col vicepresidente, per cui no, andate via tutti. No, non lo so cosa vi no, dice. No, assolutamente fai pesare questa cosa in campo, no? Mai mai no. porta via il pallone, porta via il pallone. No, anzi, è un impazzo. In più <ride> <ride> perché ti possono prendere di mira. E la prima divisione femminile, dove gioca? Eh, giochiamo in casa domani sera. Con? Contro il Rio, perfetto. Il Rio che è, è, è Rio de Janeiro, <ride> no. Ponte, Ponte, San Ponte, San Ponte San Nicolò. Va bene, io ricordo eh, invece l'appuntamento del eh, Pallavolo Donato Paolo domenica alle 18 con Sora. Come abbiamo detto, partita. Estremamente importante per entrambe le squadre. Ci vuole il pubblico, il pubblico comunque di Padova sta tenendo botta, nonostante il salto di categoria. ma Insomma, le 1500-1700 persone ci sono e penso che per la 2 sia davvero un buon numero. L applauso per voi, ragazzi e ragazze del Sant'Angelo, grazie di essere venuti. L applauso, ringraziamo Matteo Pedro, palleggiatore dell'Atonazzo Padova. Ciao, Matteo, applauso ancora Buongiorno. finale per perché... te. Buon applauso a Federico Moretti per domenica, per la Sora. Grazie come sempre a Massimo Tomalino la sua competenza a 360 gradi, quella del Beach Volley, però è veramente una bella idea. Spero di grazie poterti aiutare nel mio piccolo per poter pubblicizzare al massimo questa bella esperienza. Grazie. Diego, noi ci vediamo domenica al Palla Fabris. Grazie a Diego di tiro del mattino grazie di Padova voi, E grazie. Tenete botta voi soci perché siete tanti, tanti con idee diverse, no, Moreno? Eh, il problema al momento adesso è un po' difficile, diciamo, per tutti, però, questo micro azionariato ha reso possibile una. Una bella realtà, io nel mio piccolo insomma, faccio molta fatica, però ci sto molto volentieri in questo gruppo che che insomma mi dà soddisfazione a livello sportivo quindi... il fatto che tu sia venuto qua anche questa sera nella, la, nella testimonianza occhio alla, alla sfida che faremo perché quest'anno abbiamo un nuovo giocatore che si chiama Massimo Tomarino che giocherà con noi lo annunciamo ufficialmente perché lui ha scritto un articolo per la gazzetta di Parma nell'82 per cui eh, prenderemo i dovuti contromisure eh. <ride> è tutto noi come sempre se vorrete ci eh, troveremo ancora qui giovedì prossimo alle 22.30 con mani fuori buonanotte